Se c'è una cosa che non manca è il riferimento ai ragazzi e agli adolescenti. Adesso non so se è una mossa commerciale, ma ci avete fatto caso? Ciao ragazzi, come state? Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi andiamo a analizzare il primo numero del secondo anno di Samuel Stern, il numero 13 tra due mondi. Di Samuel Stern abbiamo parlato tantissimo, della base abbiamo parlato tantissimo ultimamente, però il numero 13 non merita un trattamento minore rispetto a quelli che abbiamo accordato a tutti gli altri ragazzi, perché è pur sempre l'inizio di quello che potrebbe essere l'anno dell'esplosione di questo fumetto che ci dovrà portare al 23 e il 24 come primo doppio numero a questo Lucca Comics, che speriamo si farà normalmente come si è sempre fatto. E dovrà portare, ovviamente, non faccio spoiler, allo svelare il nuovo personaggio fantasy di Bugs Comics. E qui, se non sapete di che cosa sto parlando, ricordatevi che Bugs Comics sta presentando un personaggio fantasy per fare, diciamo, da paio a Samuel Stern e per insediare il trono di Dragonero, che solo soletto se ne sta da edicola con un fantasy, appunto, popolare. Se non sapete di che sto parlando, andate a vedere il mio video qui o qui, cioè nelle schede o in descrizione, ve lo linko lì. C'è un video con gli autori, ne parliamo bene e presentiamo il personaggio in esclusiva. Ma torniamo a Samuel Stern, torniamo al numero 13 e andiamo per ordine. Ragazzi, questo numero 13 tra due mondi è un numero di Philador, Fumasoli e Savegnago, quindi il trio delle meraviglie. E disegnato da Marco Perugini, già disegnatore del numero 3, mi pare, di Samuel. Scrivetelo qua sotto nei commenti quale altro fumetto ha già disegnato Marco Perugini, perché è un suo ritorno del 2, forse del 2 è già stato disegnatore. Mi confondo, ragazzi, scusate, perché? Perché il progetto fantasy di Bugs Comics è di un disegnatore di Samuel Stern che ha disegnato anche lui il 2 o giù di lì di Samuel, quindi mi confondo un po', perdonatemi, scrivetelo nei commenti in modo tale che lo sappiamo tutti quanti. Io poi lo metto su in modo tale che il primo che me lo scrive lo metto su e si sa, quindi lo trovate sotto nei commenti. Ma torniamo a parlare di Tra due mondi. Perché? Perché per essere il primo numero apre veramente una porta. Una porta tra le due annualità di Samuel Stern, perché finalmente, e non lo dico come lo dico quando recensisco Dragonero, finalmente veniamo ad essere catapultati all'interno di una storia che richiama, recupera tante cose dette nei mesi scorsi. Ragazzi, torna la crepa. Se non sapete che cos'è una crepa, ve lo dico in due parole. Quando una persona è tanto tanto arrabbiata, tanto tanto rancorosa, si crea una crepa nel proprio animo. E lì, in quella crepa, si insinua un demone che inizia a possedere quella persona e gli fa fare cose brutte, brutte, brutte. Ma abbiamo visto che ci sono demoni anche tanto buonini, come il Lupo De Lupis, chi se lo ricorda me lo scriva qua sotto nei commenti, che invece riescono a tranquillizzare una persona tanto tanto cattiva. E questa è la particolarità di questi due mondi, del mondo demonologico di Samuel Stern, in cui ci sono dei demoni che non sono completamente cattivi e ci sono degli uomini che non sono completamente buoni. Discorso eccezionale che mi ha fatto innamorare di questo personaggio. Oltre a, tornando a Tra due mondi, a questa storia, perché si parla di un ragazzino che ha una particolare un particolare deficit, una particolare malattia che lo pone ad essere iperattivo, no?
ce ne sono tanti ultimamente di ragazzini che sono iperattivi. Questo ragazzino però è particolarmente iperattivo e non riesce ad avere il supporto della sua istituzione scolastica. Allora, che succede? Ragazzi, succede che arriva l'agenzia. Arriva l'agente dell'agenzia e chiede a Samuel Stern aiuto per questo ragazzino. Ma l'agenzia ha sempre un secondo fine. Io non mi ricordo neanche come si chiama l'agente Gillian, è vero, Gillian, come X-Files. L'agente Gillian arriva, chiede aiuto, lo vediamo immediatamente nelle prime pagine, dopo praticamente la testata. Conosciamo prima il ragazzino e poi riconosciamo l'agente Gillian che chiede aiuto a Samuel. Gli dice: devi andare in un flashback, devi andare a dare una mano a questo bambino perché ha evidenti problemi, potrebbe essere posseduto. E la storia si dipana in questo modo, con Samuel che, da buon samaritano, come fa sempre, insieme all'aiuto, seppur molto molto poco centrale, di padre Duncan, vanno nella città di questo ragazzino e iniziano a capire quali sono i suoi problemi. Samuel conoscerà la madre, con la madre ci sarà qualcosa tra Samuel e la madre del ragazzino, e alla fine scopriranno il problema di questo bambino, lo combatteranno in un duello di vignette e di testi che francamente questo mese non vede eguali. Tra letture di questo mese, questo duello finale tra Samuel e la creatura, il demone, per liberare il ragazzino, veramente è molto molto interessante. I disegni che lo hanno accompagnato sono molto molto interessanti. Lo vediamo anche sulla copertina, questo demone che è una... che è un misto fra Eraser e il Batman che ride, che tiene questo ragazzino all'interno di questo bozzolo per poterlo sfruttare. E vedremo anche all'interno della storia quali sono il reale fine dell'agenzia all'interno appunto di tutto questo discorso. Ma tutta questa storia sarebbe fanciullesca, oserei dire, sarebbe una storia bella ma senza significato, se non ci fosse un significato più profondo. E questo è il bello di Samuel, cioè la lettura di una cosa del genere è bella perché ti dà l'idea di come può essere pericolosa la solitudine, di come può essere pericolosa l'invidia, di come può essere pericolosa il fatto della non comprensione del diverso, come può essere pericoloso il fatto di non avere in animo, nello spirito, l'inclusività del prossimo. Questa è una storia che ci vuol insegnarci, vuol spiegarci, vuol far vedere tutte queste cose insieme. E io ringrazio Filadoro, Fumasoli e Savignaco perché hanno creato veramente un numero 13 che ci fa veramente ben sperare per questa nuova annualità di Samuel Stern, sperando che anche, diciamo, la vita normale, la vita di tutti i giorni, possa essere più tranquilla e loro possono essere più tranquilli nel gestire un po' tutta quanta quella che è il lavoro di redazione, e non dover più anticipare e posticipare alcuni volumi che effettivamente creano un po' di problemi nella continuità della lettura e quindi qualche piccolo scricchiolamento all'interno del discorso narrativo di Samuel Stern. Ne vedremo delle belle e le vedremo appunto a questo Lucca Comics, e io spero che, anzi, siccome tanto Gianmarco mi sta a sentire e mi stanno a sentire anche Massimiliano Filadoro e gli altri fortunatamente, ragazzi, che ne dite? Forse già ci avete pensato, ma questo fine ottobre presentate due bei volumi insieme, un bel cofanetto del 23 e del 24, belli rilegati, pronti per un firmacopie con Luca, in modo tale da poter leggerle tutte e due assieme, e poi se ne riparla a gennaio, magari, che ne so, un cartonato. Però la cosa più semplice, due brossuratini d'edicola
confezionate insieme, veniamo allo stand della Bugs, ce li prendiamo, ci leggiamo questa doppia storia tutta ad un fiato e siamo contenti, magari con allegato anche il numero 0 del nuovo personaggio fantasy. Che ideona che vi ho dato, comunque venite, io fornisco idee così, come se fosse un domani. Che ne dite, che ne pensate? Potrebbe essere una bella idea questa qui, anche perché ricordatevi che a ottobre di quest'anno dovrà uscire anche lo speciale di Samuel Stern. Ne vedremo veramente delle belle, le uscite di Bugs saranno tante e noi saremo qui a darvele. E ho una promessa, ce l'ho scritta, una promessa di Gianmarco Fumasoli, che prossimamente, non immediatamente, ma diciamo un po' prima di primavera, avremo qualche altra bella novità. Noi ci... qui sul canale, mica da qualcun altro, quindi restate con noi. Noi ci vediamo al prossimo video, ci leggiamo qua sotto nei commenti.